sì, ce ne sono tanti, perché rispondo in parte a quello che mi chiedeva prima fuori un amico lì. La cosa, credo, l'aspetto sorprendente per me nello scrivere questa vicenda, nello studiarla prima e nello scriverla, e credo anche per tanti lettori che me l'hanno riferito, è che una vicenda così romanzesca di per sé, così assurda per molti aspetti, anche così avvilente, nel senso che è una reiterata scommessa di Mussolini sul fatto, sul peggio, sul fatto che le cose andranno per il peggio, è una scommessa sistematicamente vinta, che in molti punti del romanzo, leggendolo, anche se uno sa benissimo poi cosa accadrà, come andranno a finire le cose, non può credere che andranno così. Dice, a molte curve di questo fiume, uno è portato a pensare che no, non è possibile che poi questi qui arrivino al potere. E invece ci arrivano. E ci arrivano grazie a una straordinaria capacità, quasi diabolica, capacità tattica, il genio politico, perché una delle cose che io ho voluto fare in questo romanzo è di non cedere né alla macchietta né alla demonizzazione, cercare di dare a Mussolini quel che è stato di Mussolini. E si può parlare di un suo genio politico, però lui se li gioca tutti, indubbiamente. Politici della statura di Giolitti, di Salandra, contro di sé dall'altra parte aveva geni come Antonio Gramsci e via dicendo. Il suo era un orizzonte esclusivamente tattico, non aveva nessuna strategia. Voi magari tutti noi siamo abituati a pensare al Mussolini degli anni 30, quello che da Palazzo Venezia pontifica sull'italiano nuovo. Lui non amava gli italiani, anzi li disprezzava, come non amava i suoi collaboratori, Gerardi, li disprezzava tutti. Lui diceva, io non posso permettermi il lusso di un amico, non ho amici. Lui diceva che voleva risagomare gli italiani. Per lei, i suoi occhi, gli italiani erano un popolo di imbelli, di mollaccioni, di profittatori, invece lui ne voleva fare una stirpe di guerrieri. Non li amava, ma li voleva riflasmare, rifondare. Ma non dovete pensare a quello che scrive La dottrina del fascismo insieme, cioè che la scrive Gentile, lui la firma, che pensa al futuro, alle future generazioni. Quello che noi troviamo in questo libro, negli anni che vanno dal 19 al 25, è un uomo che vive esclusivamente in un orizzonte tattico, non ha strategie, non ha idee, usa le idee per liberarsi delle idee, dice qualcuno di lui. Non ha programmi. Il programma di Sansepolcro, che è un insieme di idee ereditate dal socialista, dei socialisti, per sua stessa dichiarazione è carta straccia. Dice, sì, ma noi siamo quelli che hanno anteposto l'azione alle idee. Non ha fedeltà, non ha lealtà, è pronto a tradire chiunque, compreso se stessi. Prima è anticlericale, poi quando si farà sposare con Rachele, con cui ha convissuto Mario Osorio, perché loro in quanto socialisti erano per il libero amore. Prima era D'Annunziano, ma poi alla fine fa un accordo sotto banco con Giolitti e lascia che sparino su D'Annunzio. Prima era socialista, ma poi i socialisti diventano i suoi nemici più irriducibili, e via dicendo, potremmo aggiungere tante altre cose. Prima era uno di quelli che tuonava insieme a D'Annunzio ed altri contro le mummie di Montecitorio, contro la vecchia politica, contro il vecchiume di Roma, contro Roma ladrona. No, questo non l'ha mai detto, scusate, però voglio dire, però ha definito, quando voi leggerete o avete già letto, non lo so, il libro, e troverete che lui definiva i fasci di combattimento da lui fondati, il movimento, un antipartito, e diceva, noi non siamo la politica, noi siamo l'antipolitica. Sappiate che non sono parole che presto io dall'odio di Benito Mussolini, ma sono invenzioni linguistiche di Benito Mussolini 100 anni fa, che oggi qualcuno più o meno consapevolmente ripete. Ecco, tutto questo, e quindi un uomo, un camaleonte, un istrione, pronto a indossare la maschera che gli conveniva nel momento. Lui era il leader, lui è l'archetipo. E a me non mi piace stabilire dei paralleli molto diretti, troppo diretti con il presente, che è la solita domanda che fanno sempre i giornalisti. Ognuno poi, come dire, tirerà le somme. No, io credo che si debba dare fiducia ai lettori, alla loro intelligenza, non gli devi fare lo schemino, eh?
i lettori sanno capire le cose se sono veri lettori e se leggono veramente. Però una cosa va detta, Mussolini lo dice di sé, io sono l'uomo del dopo. Che cosa intende? Sono quel tipo di leader che arriva un attimo dopo, come la nottola di Minerva si leva in volo al calare della sera, no? E coglie l'attimo. Io non vengo prima, non ho idee mie, non ho ideali, non ho principi a cui ispirare la mia politica. Io sto lì in agguato e quando qualcosa accade, quando uno spostamento negli umori della massa si verifica, tac, ecco che arrivo io. Lui è il tipo di leader che guida le masse, che ha l'intuito delle masse, non precedendole verso ideali alti, verso obiettivi più lontani che magari le masse non riescono a scorgere, ma seguendoli e soffiando come un mantice sugli umori più bassi. Lui lo dice di sé, io sono l'uomo del dopo, io sono come un animale, sento il tempo che viene, non ho altro, ho questo fiuto, e si fiutano di solito le cose basse, più le buzze che gli odori, così. E quindi, e in questo, diciamolo, Benito Mussolini è l'archetipo di ogni, è proprio la forma originaria di ogni successivo leader populista del secolo a venire. Non solo italiano, non solo di destra, anche di sinistra. Il leader populista è questa cosa qui, è l'uomo del dopo. È quello che guida seguendo, assecondando, non precedendo, non innalzando, non elevando, ma abbassandosi a terra, come un brigante, a fiutare gli umori. È questa cosa qui. E allora di tutti questi momenti in cui lui cambia casacca, svolta, in cui quest'uomo poteva finire niente, ve ne racconto qua solo uno brevemente, perché dice della cecità e della supponenza dei liberali, quelli colti, quelli borghesi, quelli che avevano fatto il risorgimento, perché no, che con quel senso di superiorità un po' sprezzante hanno sottovalutato questo popolano che come un brigante fiutava gli umori del popolo, fino a che questo popolano li ha giocati, sottomessi e violentati. Una delle principali complicità fu quella dei cosiddetti fiancheggiatori liberali, come Giolitti, come altri, che dicevano sì, lasciamo entrare questi ragazzi violenti, ne vedevano con orrore la violenza, la brutalità, erano tutti giovani. Benito Mussolini, quando sale le scale del Quirinale e riceve da Vittorio Emanuele III re d'Italia, perché non ce lo dimentichiamo, c'erano gli squadristi alle porte di Roma, ma ecco una svolta, se Vittorio Emanuele III re d'Italia non si fosse comportato indegnamente quel giorno e non avesse ritirato lo stato d'assedio che aveva già firmato ed era già stato affisso sui muri di Roma, e l'esercito che era pronto a difendere, fedele alla corona, a difendere la città di Roma a costo della vita, avesse potuto fare il suo mestiere, come disse Badoglio, che poi diventerà capo di Stato Maggiore dell'esercito dei fascisti, che al primo fuoco del fascismo non rimarrà più niente. Se l'esercito avesse fatto il suo mestiere, se il re fosse stato all'altezza del proprio incarico, i fascisti non avrebbero mai marciato su Roma. E i muri, sui muri di Roma, Roma è l'unica città su cui lo stato d'assedio, cioè il momento in cui l'autorità civile passa i poteri dell'autorità militare, erano stati affissi. Quando a Perugia, dove c'era i quadrunviri, no, che dovevano dirigere le manovre, ma non sapevano niente, in realtà era Mussolini da Milano che trovavano, seppero che lo stato d'assedio era stato proclamato, si misero a piangere, sapevano che erano finiti, e però il re lo ritirò. Perché? Noi ci siamo abituati a pensare che la monarchia, mi perdoni se c'è qualche monarchico qui dentro, io sono repubblicano, che la monarchia dei Savoia si è resa indegna alla fine nel 43, no? Abbandonando l'esercito al suo destino, fuggendo e cose. No, la monarchia dei Savoia si è resa indegna fin dalla prima ora, fin dal 1919, 20, 21 e 22, lasciando crescere il fascismo. Che calcolo fece il re? Molto semplice. Disse: questi qua sono dei violenti, sono dei brutali, li vedeva, però mi hanno detto che se io non mi... Inizialmente erano tutti repubblicani, Mussolini era repubblicano, però a un certo punto dice chiaramente al re: se tu non ti metti in mezzo, noi ti lasciamo dove stai. Invece la maggior parte dei leader dell'opposizione,
quelli che erano perseguitati dai fascisti, quelle brave persone che i fascisti inseguivano, erano repubblicani. E lui decide di dare il peggio di sé pur di tenere la corona sul capo. E quando, facciamo un passo indietro, poi mi taccio, quando nel 1919, siamo proprio all'inizio, i fasci di combattimento sono stati fondati da pochi mesi e Mussolini con i suoi seguaci si presenta alle prime elezioni, le prime elezioni del dopoguerra. Tutto sta cambiando, il mondo sta cambiando, sono uomini che sentono che tutto è ancora possibile e hanno ragione, è così. Mussolini si candida con i fasci di combattimento, una lista che si chiamava lista Tevenò. Il Tevenò era una granata. Questi avevano sul simbolo della lista elettorale una granata, per dire quanto la loro intenzione di muovere guerra alla democrazia, alla cosa, in embrione fosse esplicita. E c'erano in lista anche personalità. C'era Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del futurismo, un uomo di genio, c'era Arturo Toscanini, che poi diventerà uno dei più delle bandiere dell'antifascismo, si renderà conto, ma in quel primo momento era sedotto da questi giovani ardimentosi e si candidò. Beh, nonostante questo Mussolini, la lista dei Tivenò, dei fasci di combattimento, riceve soltanto 4.100 voti in tutta Italia. Un fiasco colossale. Pensate che il Partito Socialista, che portava la grande idea ottocentesca dell'uguaglianza tra gli uomini, eccetera, eccetera, che era l'antagonista, o che Mussolini percepiva come proprio antagonista, da cui era stato scacciato, prende 1.836.000 voti, 4.300 contro 1.860.000. Tutti lo ritengono un uomo finito. Il giorno dopo, sull'Avanti, il giornale bandiera dei socialisti, esce una breve cronaca che dice: ritrovato nel Naviglio letterale un cadavere in stato di putrefazione nel Naviglio a Milano, si ritiene sia il cadavere di Benito Mussolini. Cioè lo sbeffeggiavano, inscenano un finto funerale sotto le finestre della direzione del Popolo d'Italia, che era il giornale che lui aveva fondato e che aveva sede in questo quartiere di prostituzione e malaffare, con una bara aperta e dentro il fantoccio di Mussolini, proprio per sbeffeggiarlo. E lui si dispera, e con la Sarfatti, che era l'unica persona che lo conosceva davvero, e dice: basta, io abbandono la politica, ne ho fatta fin troppa, eccetera, eccetera. E poi uno di questi arditi, che furono poi il braccio armato di Mussolini, Albino Volpi, che sarà poi l'uomo che probabilmente pianterà il pugnale nel costato di Giacomo Matteotti, qui sul Lungotevere, si apposta sul ponte delle Sirenette, dove una volta c'era il Naviglio a Milano, adesso non c'è più, dove Sala vorrebbe rimetterlo, e acquattato come appunto un predatore malvagio, assiste alla scena dei socialisti che festeggiano questo straordinario successo elettorale davanti alla sede dell'Avanti, scusate, si chiamava così. E a un certo punto, siccome lui era un uomo della guerra, un professionista della violenza, cosa fa? Prende una di quelle granate Tevenò che stavano esplicitamente sul simbolo della loro lista, e dalla penombra, dalla tenebra, la disinnesca e la lancia in mezzo alla folla, ferendo alla cieca donne e bambini. Allora il giorno dopo la polizia fa irruzione nella sede del Popolo d'Italia, perché sapevano che questi stavano dentro, e trova nella cassaforte, non so come, non ricordo più, quante rivoltelle, quante bombe, cose, e arresta tutti, Mussolini, i suoi arditi, i suoi, e lo portano a San Vittore. E a quel punto lui è finito. Chissà come sarebbero andate le cose, ma il fascismo fondato da Benito Mussolini sarebbe finito lì. E invece Albertini, direttore e proprietario del Corriere della Sera, persona grande borghese, uno degli esponenti più eminenti del pensiero liberale in Italia, del movimento liberale, chiama Nitti a Roma, che è il Presidente del Consiglio, e dice queste testuali parole: Mussolini è un relitto, non facciamone un martire, liberatelo. E Nitti, che anche lui è un esponente, mica un sciocco, un grande economista e cose, esponente del pensiero liberale, andando al di là della propria autorità, perché l'arresto era stato disposto dal questore, quindi lui non aveva competenze su di esso, fa liberare Mussolini in 24 ore i suoi seguaci, perché lo ritengono un balordo, un fondo, un, un, ecc-
eccentrico, un esagitato, un pirla, si direbbe a Milano. E io adesso penso, non farò nome perché ho detto io per primo che non voglio fare riferimento all'attualità, ma dall'alto della mia supponenza e saccenza, quante volte io vivo a Milano da molti anni, sono cresciuto a Venezia, ma negli ultimi anni nei bar di Milano con i miei amici abbiamo liquidato con la stessa sufficienza, no, come per dire un birra e cose, altri leader politici, diciamo, che al momento invece.